Cari amici di Tech Video, oggi vi presentiamo in anteprima il nuovo Kindle Fire HDX da 8,9 pollici. Il tablet di Amazon, lanciato solo da qualche giorno in Italia, che molti di voi avranno già ordinato, qualcuno l'avrà anche già ricevuto, altri lo staranno aspettando. Allora, ecco qui per voi in anteprima la nostra video recensione. Il nuovo tablet di Amazon, che già a prima vista dà subito un senso di leggerezza, nonostante le dimensioni dello schermo siano rimaste da 8,9 pollici, la stessa Amazon afferma come le dimensioni di questo tablet abbiano consentito uno spessore ridotto del 30% rispetto al modello precedente, da cui si evince una maggiore leggerezza e soprattutto una maggior concentrazione sul display, su quelli che sono i contenuti di Amazon. Infatti, rispetto al modello precedente, anche la cornice che circonda lo schermo è stata ridotta per dare un maggior senso di centralità dello schermo e del display. Display di questo nuovo Kindle Fire HDX 8,9 pollici, che rappresenta il più attualmente quello migliore a livello qualitativo nel comparto tablet, addirittura migliore dell'iPad Retina. La sua diagonale da 8,9 pollici presenta infatti una risoluzione da 2560x1600 pixel e densità da 339 ppi, che ripeto è la risoluzione maggiore presente ad oggi su un qualsiasi tipo di tablet. A corredo di tutto ciò, un processore velocissimo, il più veloce della gamma Kindle finora, e uno Snapdragon 800 quad core da 2,2 GHz con 2 GB di RAM. Insomma, davvero un top level per quanto riguarda la gamma tablet, che riesce a fare tutto, ma davvero tutto, senza alcun tipo di impuntamento. Come potete vedere, anche su questo Kindle Fire HDX 8,9 pollici versione, nuova versione quindi 2013, vi è l'interfaccia Fire OS, qui arrivata alla versione 3,1 chiamata Mojito. L'interfaccia appunto è proprietaria di Amazon, anche se come saprete si basa su Android. Basarsi su Android che però molti considerano una limitazione, infatti non vi è la classica interfaccia di Android con i cosiddetti widget o comunque l'organizzazione alla quale Android in versione pura o minimamente ottimizzata dai singoli vendor, soprattutto smartphone e tablet, ci ha abituati. Ci vuole un po' quindi la mano serve un po' di mano per abituarsi a questa interfaccia e chi viene dal mondo Android potrebbe almeno all'inizio non trovarla molto simpatica. Nonostante tutto, però, Amazon ha inteso anche facilitare l'accesso ai contenuti presenti sul suo Kindle, come nelle versioni precedenti, attraverso dei collegamenti veloci. Infatti, vi sono le scorciatoie per i giochi, applicazioni, libri, musica, video, web, foto e così via. La dimensione di storage del modello in nostro possesso è di 16 GB, senza possibilità di supporto a micro SD esterne, però Amazon ha previsto anche una versione da 32 GB e da 64 GB. Vi dico dopo i prezzi, che differenziano poi da quelli con offerte speciali o senza offerte speciali, ovvero i modelli di Kindle con offerte speciali costano qualcosina in meno, ma prevedono poi, quando non viene utilizzato il tablet e che è in modalità standby, la carrellata di alcune offerte proposte da Amazon per i suoi store. Come vedete, anche in questo caso io ho utilizzato la classica divisione in cartelle per quanto riguarda le applicazioni che utilizzo di più, e in questo caso è tutto molto simile ad Android. Per vedere tutte le applicazioni, come sui modelli precedenti, si può andare nelle voci che appaiono in alto, in questo caso applicazioni, possiamo andare anche sull'app shop a comprare quelle che vogliamo attraverso il nostro account Amazon, che ovviamente è diverso dall'account Google che utilizzate per tutti i vostri acquisti. Assenza di tasti fisici nella parte almeno frontale dello schermo, quindi tastini virtuali home e indietro, che serve anche quindi a chiudere le applicazioni,
e a non lasciarle in stand-by. Per quanto riguarda invece poi il resto dei tasti fisici che vi sto appena dicendo, vi è sul retro, oltre al classico logo Amazon, i tastini di volume up e down, vi è il tasto di accensione, spegnimento e avvio, e poi in alto la fotocamera con flash LED che permette di fare foto molto molto buone. Sul frontale poi c'è la fotocamera per le classiche videochiamate o video chat. Una cosa che anche Amazon ci ha chiesto di specificare e che noi specifichiamo davvero con molto piacere è, nonostante l'assenza che dal modello americano, dove vi è il cosiddetto, introdotto poi dal primo Kindle Fire HD X8.9 Mayday, c'è cioè la possibilità con un solo tasto di chiedere l'assistenza video ad un esperto Amazon, ad un call center, che noi potremo appunto vedere in video anche se dall'altra parte non ci vedranno. In Italia questa funzione non esiste, però Amazon ha voluto sopperire a questa mancanza con un accesso veloce ovviamente avete visto, con lo swipe dall'alto in basso si accede al menu simile a quello dei classici Android. Vi dicevo, Amazon ha voluto inserire una voce di aiuto tramite la quale possiamo andare a richiedere direttamente l'intervento di un operatore per i nostri problemi più vari. Ad esempio, fingiamo di avere problemi per quanto riguarda non lo so, la fotocamera. A questo punto possiamo inserire in modalità in cui preferiamo essere contattati, se via email o telefono. Ovviamente inserendo l'email ci arriverà il prima possibile un'email dall'operatore. Se invece clicchiamo telefono, dopo aver inserito i nostri dati, entro o all'istante o entro 5 minuti un operatore di Amazon, e quindi un tecnico di Amazon, ci telefonerà sul nostro numero di cellulare o sul numero di rete fissa inserito per cercare di risolvere tutti i nostri problemi. Quindi un vantaggio notevole anche per chi risiede in paesi europei, in questo caso l'Italia, che non hanno accesso a Mayday. Nulla da eccepire per quanto riguarda profilo hardware, cui Amazon ha dotato questo suo ultimo tablet. Ripetiamo, le uniche problematiche potrebbero derivare da un'interfaccia software che potrebbe essere ben accetta da chi non ha mai utilizzato un Android, meno da chi ha utilizzato Android. Ad ora, lo diciamo per i più smanettoni, non esistono molte alternative all'interfaccia Mojito. Portata da Amazon, cioè non vi è la possibilità di inserire ulteriori launcher perché poi danno problemi di crash o simili. Quindi se ci si accontenta di questo compromesso, tra le mani avremo uno dei tablet più potenti, sicuramente quello con risoluzione maggiore ad oggi sul mercato, che concentra molto sull'utente, molto sul mondo Amazon, quindi sul mondo dell'e-commerce, sia per quanto riguarda app, musica da fruire sul dispositivo, sia e libri e così via, sia per quanto riguarda poi oggetti concreti da farsi arrivare a casa, che il tutto si può fare appunto attraverso il tablet. Un tablet che è consigliato soprattutto quindi a chi usufruisce molto di Amazon e dei servizi Amazon, di meno a chi desidera un'esperienza pura Android. Ultima specificazione. E Amazon ha ascoltato alcune lamentele degli utenti per quanto riguardava i modelli precedenti di Kindle Fire, dove all'interno della confezione erano presenti, oltre alle manualistiche, solo un cavo USB, poi da adattare a un proprio caricatore da rete oppure da acquistare a parte. In questa confezione invece Amazon ha deciso di accontentare gli utenti e di inserire anch'essa una classica presa di corrente da utilizzare poi con il cavo micro USB inserito all'interno.
È una piccolezza, però, che sicuramente farà contenti molti utenti che avevano necessità di avere un caricatore a parte per il loro tablet. Kindle Fire, nuovo Kindle Fire HDX da 8,9 pollici, in vendita da 379 € da Amazon, in versione da 16 giga con offerte speciali. Poi via via il prezzo si adegua a dimensioni di storage maggiori o all'assenza di offerte speciali. È tutto, alla prossima video recensione.